Scopriamo insieme come fare un ponte che si costruisce da solo in Minecraft Java Edition. I saluti a fine video. Questo è il ponte che si costruisce da solo. Interrompiamo la costruzione e come vedi il ponte è stato costruito letteralmente da zero. Poi quest'altro pulsante ci permette di distruggerlo completamente. Se avessimo un arco e freccia, riusciremo a riattivare il tutto e ritornare indietro. Andiamo a costruirlo insieme. Allora, andiamo a ricostruire il tutto in una zona, diciamo, ideale. Allora, la distanza massima tra le zone che dobbiamo andare a chiudere a collegare con il nostro ponte è la distanza di 8 blocchi, esattamente quelli che stai vedendo. Poi la zona che dobbiamo inizialmente utilizzare è alta 5 blocchi, lunga 7 blocchi e larga nuovamente 6 blocchi. Poi prendo il blocco di lana gialla in questo caso e vado a posizionarlo esattamente in questa posizione. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 e 4. Poi vado a mettere il pistone verso l'alto, nuovamente pistone verso l'alto e vado poi a togliere i pistoni in basso. Non ci servono, erano soltanto delle strutture di appoggio. Poi redstone indietreggio di 4, ne metto 4 esattamente attaccati ai pistoni normali, non appiccicosi, e poi infine collego il tutto con la redstone. Andiamo avanti. Andiamo a fare il secondo livello per i nostri pistoni. Allora, esattamente sopra i blocchi di pietra rossa andiamo a mettere un nuovo strato di lana, ok. Poi esattamente in questo punto qui, ok, andiamo a mettere un altro blocco di lana. A questo punto ci andiamo a prendere delle scale di pietra, ok, esattamente di pietra. Mi sto accucciando e le metto esattamente sopra questa posizione, ok. Poi sopra i blocchi delle scale appena messe andiamo a mettere nuovi pistoni normali. Alle spalle nuovamente un ripetitore, non tocchiamo niente come tick e poi colleghiamo il tutto con la pietra rossa fino a quell'altro blocco. Ora dobbiamo creare la vasca per la lava. Prima dobbiamo fare il contenitore, ok, quindi facciamo 1, 2 e 3, poi 1, 2, 3, 4 con blocchi di vetro, poi nuovamente 1, 2 e 3. Qua sopra andiamo a mettere la nostra cobblestone esattamente in questo punto, ok, questo distruggiamo, 1, 2, 3 e 4. Poi andiamo a prendere con l'acqua, lo mettiamo alle spalle delle scale di cobblestone e vedete che l'acqua rimane contenuta al suo interno. Ora, se mettiamo della lava in questo punto, ok, guardate cosa si forma in automatico. Ok, ora con un semplice pulsante possiamo andare a testare il tutto. Facciamolo per due volte, 1 e 2. Ok, questo lo chiudiamo e semplicemente possiamo nuovamente andare avanti. Allora andiamo a prendere dell'ossidiana e la mettiamo esattamente in questa zona, 1, 2, 3 e 4. Poi del moss carpet, per esempio, per mimetizzare il tutto. Poi qua insomma andremo a mettere dell'erba. Poi esattamente dobbiamo adesso andare a togliere tutta questa zona da questo punto fino a questo in basso, ok, tutta questa zona qui dobbiamo togliere. Io lo vado a fare con un command block, no, con un comando, non command block, e dico di riempire esattamente da questa zona a questa zona, esattamente questa, 1, 2 e 3, e la riempio di aria e quindi svuoto tutto, ok? Oh yeah. 2 per questa altezza, esattamente quella di prima, e questa distanza, ok? Dobbiamo fare letteralmente un buco. Poi andiamo a mettere 1, 2 blocchi che andiamo a distruggere di target block, un pulsante che servirà per attivare il tutto. Poi andiamo a mettere un pistone appiccicoso, un osservatore che osserva il pistone appiccicoso, poi un blocco di lana temporaneo, questo lo posizioniamo, questo lo distruggiamo.
Adesso un pistone appiccicoso rivolto verso di noi e nuovamente un blocco di lana. Quando andremo a premere il pulsante, il blocco verrà spostato e poi verrà ripreso. Ora andiamo avanti. Ora non ci resta che collegare questa zona al meccanismo dei pistoni e dobbiamo farlo con un meccanismo che ci dia un impulso in maniera costante. Lo facciamo con un cosiddetto clock. Questa è la struttura che dobbiamo andare a creare. Poi prendo un ripetitore e lo indietreggio fino al massimo. Ok, lo facciamo anche per questi 4, 1, 2, 3 e questo è il 4. Poi andiamo a collegare questa zona con questo punto. Qua andiamo a mettere la nostra redstone e qui andiamo a mettere un ripetitore di redstone ma senza indietreggiarlo. A questo punto dovrebbe essere tutto funzionante per il nostro ponte. Andiamo a testare. Il clock è partito e come vedi spinge in avanti il tutto. Quando io clicco, ok, si ferma. Quando io riclicco riparte e spinge il ponte fino alla massima distanza. Ora attraversiamo e poi dobbiamo rimuoverlo. Allora, questa zona può essere ovviamente tutta ricoperta di erba opportunamente, che okay, qua magari di terra per farla più diciamo minimizzata. Ok, qui possiamo per esempio mettere delle slab in questo caso, ok, per renderla più interessante. E coprire insomma tutto quello che vogliamo nascondere dalla visuale del nostro meccanismo. Vediamo se riesco a finire. Facciamo così e poi mi fermo. Ok, per quanto riguarda invece la rimozione della zona, questo diciamo è una struttura che mi hanno indicato sul canale Discord per provare a ricostruirlo. Mi è stato suggerito un video Minecraft che però non prevedeva la rimozione. La rimozione semplicemente si può fare con un bel command block. Praticamente vado a rimuovere da questo blocco che sto inquadrando, ok, da questo blocco fino a questo blocco, ok. In pratica posso fare per esempio un bel, mi sto fermando, fill le coordinate, in questo caso le mie coordinate di questo mondo, tu ovviamente utilizzerai le tue coordinate, fino a quest'altre coordinate che sto inquadrando. Ok? Vado a fare CTRL-A, CTRL-C, me ne sono copiate, le vado a mettere in un command block. Queste erano quelle precedenti, vado a fare CTRL V e poi scrivo AIR e TABO e faccio DONE. A questo punto il mio target block andrà ad attivare il command block sottostante, ok, e io riesco subito a rimuovere il mio ponte levatoio. L'ho attraversato, ora adesso però invece vorrei richiamarlo, sto dall'altro lato, è un po' difficile, ma con una bella freccia, ok, io riesco a attivare il meccanismo. Ok, sta arrivando, mi dovrei anche preoccupare di interromperlo quando è arrivato. Ultimo, interrotto. Ok, lo posso attraversare in sicurezza. Magari mi prendo anche le frecce. Ok, rilancio il tutto. Ponte scomparso. Prima dei saluti ti ricordo che in descrizione trovi il link di download delle nostre mappe Minecraft Bedrock completamente gratuite su Venezia e su Pitagora e trovi anche il link per agganciarti al nostro server Discord e al nostro server Minecraft che è sia Bedrock che Java attraverso i quali abbiamo già avviato contest di costruzione e giveaway come quelli che realizzo per le scuole italiane. Poi se non già fatto iscriviti e fai iscrivere soprattutto i tuoi amici al server Discord e qui sul canale YouTube. Detto questo commenta e metti mi piace al video ma solo se ti è piaciuto infine dai anche da queste playlist che ti suggerisco. Mentre saluto Edoardo, Leon0968 e Samir dal server Discord che mi hanno chiesto di essere salutati e lo sto facendo in questo momento. Ciao!